Bella a tutti ragazzi, eccomi qua con la rubrica 5 minuti con. Allora, ho provato la beta di The Crew Wild Run. Ragazzi, spettacolare. Io ho provato su PC a dettagli ultra, spettacolare, fantastico, giocabilità all'estremo, giocate con le moto, comprate qualsiasi moto, sono salito al 50° livello io, sbloccate le macchine, ci sono tantissime macchine, tantissime moto, ci sono i gipponi per fare le acrobazie, le piste fatte bene, dovete raccogliere punti, ci sono le sfide, veramente spettacolari, le ambientazioni sono perfette, sono bellissime, le macchine anche quelle perfette, poi ho giocato su PC si sa che la grafica è spettacolare, basta avere un PC con i contro e la grafica fa paura. E che dirvi di questa beta? Tutto positivo, io l'ho già ordinato per One, lo prendo per One. Poi sì, mi sto avvicinando sempre di più a giocare tutti i giochi su PC. Come vi ho detto, adesso a novembre, dicembre farò l'ordine per prendere altri pezzi per il PC, per farlo ancora più potente. E grazie al mio tecnico Pier, ciao bella Pier. E così almeno poi giocherò tutti i bei giochi che spaccano su PC perché fa veramente paura e panico. Bellissimo ragazzi, bellissimo veramente. Che altro dirvi ragazzi? Niente, le macchine sono spettacolari, ci ho giocato tutto oggi ed è fenomenale, fantastico, cioè veramente io non ho parole. C'è ancora il pad attaccato, guardate, ancora illuminato. Sì, uso il pad della 360 che è per PC, ma c'ho anche quello della One che va bene per giocare a PC e sto aspettando il pad della Steam che l'ho ordinato, devo già riceverlo oggi, ma sono un po' in ritardo, vediamo quando arriverà. Spero lunedì. Che altro dire ragazzi? Prendetelo, spacca di brutto. Io ho dato dentro The Crew normale, ho preso la The Crew con l'espansione, sempre esce a novembre. Aspettate, non voglio dire una cazzata. Lo dico subito quando esce. Si esce 19 novembre, The Crew Wild Run Edition a 51 euro. 50-51 euro. E fa paura, mi sono divertito tantissimo. Io adoro il PC, ragazzi. Adoro il PC, anche se la console è molto più. Cioè, metti il CD, giochi, stali, sì, è bello, però il PC è PC. E che altro dire, ragazzi? Niente, ragazzi, prendetelo. Se avete The Crew, prendete solo l'espansione. Perché insomma, da là dentro di qui non vale più niente. Io l'ho detto quando valeva ancora. E niente, ragazzi, prendetela e giocatela. Provate la beta perché spacca veramente. Ho fatto delle acrobazie con il gippone. Mi sono divertito a raccogliere punti, poi a fare le sfide, cioè spettacolare, vincere i soldi, a comprare le macchine, comprare le moto, comprare. Bellissimo, veramente bello, bello, bello. Fatto bello in tutte le maniere. La struttura di gioco, poi sapete che The Crew è infinito, cioè percorrete veramente tutti quei chilometri per arrivare da una parte all'altra, è spettacolare. È veramente bello, ragazzi, spacca, non c'ho nient'altro da dire perché. Lo consiglio, straconsiglio, e prendetelo perché è divertentissimo. Oggi, stesso qua, mi sono divertito a giocarlo. Devo provare ancora WRC5. Lo proverò domani, chissà, domani o dopo, vediamo un attimino. E niente, ragazzi, ci vediamo presto con un prossimo video con 5 punti con. E saluto tutti. Ciao belli. Mi raccomando, aggiungetemi su One, su Play 4, se su PS Vita, perché avete visto il video precedente a questo che ho preso la PS Vita nuova. E che altro dirvi? Ci vediamo al prossimo video. Bella il mio socio Gabri. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli e provate la beta, mi raccomando, di The Crew. Io l'ho presa, l'ho provata per PC, è fantastica. Ma anche per console sarà fantastico, perché io l'ho ordinato, ripeto, per One. Poi lo prendo anche per PC. Ciao belli, alla prossima, mi raccomando, un bel like, un bel commento, avete sempre risposta. Ci vediamo presto, spero di incontrarvi tanti alla Games Week. Mi raccomando, sempre presenti. Ciao belli!